Proseguiamo la nostra esplorazione dei depositi del Mao con un altro oggetto tibetano, questa volta, ecco, un oggetto particolare, è un'arma fondamentalmente, si chiama Purba. In tibetano è Vajrakila in sanscrito. Vajrakila adesso non si dovrebbe fare, ma io lo conosco questo oggetto, quindi lo faccio. Praticamente è il chiodo del Vajra. Il Vajra rappresenta la folgore, il diamante rappresenta la potenza della dottrina buddista, e questo chiodo deve andare a in qualche modo inchiodare, infilzare i demoni per farli sottostare alla dottrina buddista. Quindi è un oggetto che viene utilizzato appunto nei rituali del buddismo tantrico della regione malayana, ed è un oggetto nel nostro caso del XVII secolo, molti sono in metallo, questo qui in legno più raro, ma di grande finissima fattura. È possibile appunto che vediate i singoli dettagli. Allora, cominciamo dalla lama. La lama è una lama tripartita, come vedete, che è tipica dell'armamento dell'Asia orientale. Già molti secoli avanti Cristo, le popolazioni in Cina o in altri, nelle steppe, insomma, utilizzavano armi di questo genere. La lama sgorga dalle fauci di questo animale particolare che si vede anche di lato con una proboscide, che è una sorta, rappresenta un macara, una sorta di mostro acquatico ma benefico indiano, e vedete dalle sue fauci fuoriesce poi il serpente che rappresenta le profondità degli abissi. In la parte superiore invece rappresenta tre facce, tre maschere fondamentalmente di Dharmapala, cioè di protettori del Dharma, della dottrina buddista, vedete in forma terrifica come questa qui, e vedete poi la lavorazione soprattutto nella parte centrale del manico, che ricorda anche un nodo infinito, insomma, come se fosse un vimini intrecciato o cose di questo genere. È veramente un oggetto di grande bellezza, anche impreziosito dalla doratura e dalla pigmentazione. Spero che vi piaccia.